Frank. O filme Gomorra, que ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes em 2008, reflete a carreira de sucesso do livro do mesmo nome. Tanto o filme quanto o livro revelam, sem glamour, a sedução que os mafiosos exercem sobre a juventude pobre do sul da Itália e quanto poder essas organizações possuem. O jovem jornalista italiano Roberto Saviano, de 30 anos, foi o autor de Gomorra, que vendeu mais de 5 milhões de cópias em 40 países. A sua coragem deu a ele uma sentença de morte decretada pela Camorra, a máfia napolitana. Nesta segunda parte da entrevista especial que concedeu ao Milênio, Saviano explica por que associou a imagem de Nápoles à cidade bíblica de Gomorra, símbolo de perdição e decadência moral, e revela como o Brasil está se tornando um dos países mais influentes no tráfico internacional de drogas. Parlando di Gomorra, non del libro, ma della città che insieme a Sodoma è simbolo di città immorale, di degrado, una città maledetta come Napoli o almeno come tu la vedi oggi, cosa provi nel fare un paragone così doloroso? Sì, è un paragone doloroso che però io ho trovato utile non solo per l'assonanza, perché in italiano Gomorra, Camorra hanno un'assonanza, quindi c'è stato anche per me un messaggio letterario in questo nome. Ma c'è anche un'altra storia. Nella Bibbia, la moglie di Lot, che sono i due che scappano, che Dio salva dalla città di Sodoma e Gomorra, diciamo gli onesti di queste due città, Dio li lascia andare via, a patto che non nessuno si giri a vedere cosa Dio sta facendo di quelle due città, cioè fuoco e fiamme. La moglie di Lot si gira e si trasforma in una statua di sale. Per me quello ha un grande significato. Noi dobbiamo guardare cosa sta succedendo in queste città a costo di diventare di sale. Dio dice non guardare che cosa io sono costretto a fare su quelle città, no? Per quanto mi riguarda, io ho ribaltato questa cosa. Noi dobbiamo guardare cosa sta accadendo, anche se questa cosa può comportare il più doloroso dei pegni, cioè cambiare la propria vita o avere la propria vita distrutta. È vero che a Napoli nessuno vuole affittarti una casa? Di che cosa hanno paura? Allora, la cosa che direbbe immediatamente un cittadino napoletano che non mi fitta casa, direbbe io ho paura di mettere a rischio i miei figli. È una bugia. Non è vero che c'è questa paura. Tantissimi giudici vivono nelle case normalmente, al centro di Napoli come in periferia, senza che i vicini entrino in paura. Nel mio caso c'è la vergogna. Fittare una casa a me genera vergogna, perché io non sono ben visto. Sono visto peggio di un criminale. Sono visto come uno che ha sputato sulla sua terra. Sono visto come uno che ha speculato sulla sua gente. Quindi fittarmi una casa è come stare dalla mia parte. Quindi doversi giustificare con gli amici, con la famiglia, che tutti diranno, Madonna, hai fittato a Saviano, mamma mia, ma tu veramente credi a quell'imbecille? Così. Allora, all'inizio mi rispondevano, dottore, mi scusi, ma ho paura. E ci credevo a questa paura. Poi vedevo che invece spesso in quei palazzi c'erano giudici antimafia, presidenti di associazioni antiracket, anche loro scortati. E allora mi sono detto, ma non è vero che la paura. Non è vero che la paura. La paura è una motivazione nobile che viene data per coprire una motivazione schifosa, indegna, che è la vergogna di stare dalla mia parte. Tu hai detto che la Camorra ha sempre vissuto molto più all'ombra delle altre mafie. Perché? Le ragioni sono soprattutto mediatiche. Cioè non hanno mai ucciso un giudice come Giovanni Falcone, non hanno mai fatto morti pesanti, benché tantissimi innocenti. 'Ndrangheta, la mafia calabrese, e Camorra, la mafia campana, sono le due nuove mafie molto più pericolose della mafia siciliana, oggi, e profondamente sconosciute. Esistono in tutto il mondo, fanno affari ovunque, e hanno sempre goduto dell'indifferenza della stampa nazionale. In Calabria non esistono inviati
fissi dei giornali nazionali. In Campania la Camorra è sempre stata ascritta a cronaca nera. Tutto questo alle mafie fa comodo, perché le mafie vogliono che si scriva di loro. Perché? Perché anche così loro tengono sotto controllo tutto quello che succede in tutti i paesi. Loro si abbonano dall'Australia, dal Brasile, dalla Francia ai giornali locali italiani per vedere come vanno le cose. Ma vogliono che si scriva di loro in un certo modo, cioè cronaca giudiziaria. Il processo come è andato, l'omicidio dove è stato fatto, basta. Non vogliono analisi e approfondimenti. No, questo non lo vogliono. E loro hanno goduto di quest'ombra proprio perché c'è stata non censura ma indifferenza. Mentre Cosa Nostra faceva i suoi attentati eclatanti. Sì. Cosa Nostra invece, motivo per cui entra in crisi, inizia con queste sorta di attentati terroristici, anzi senza sorta, attentati terroristici, uccide Falcone, uccide Borsellino, inizia a fare attentati in Italia e soprattutto un'organizzazione antica, cioè con antica intendo dire pre-globalizzazione, pesante, piramidale, che non ha talento per la globalizzazione, come hanno avuto le altre due mafie, che entrano immediatamente nell'est Europa, che hanno una struttura federale, orizzontale. La mafia lenta, la mafia è stata come la Democrazia Cristiana, per intenderci, un vecchio partito potentissimo che poi piano piano si sgretola. Sia chiaro, Cosa Nostra è ancora potente, è ancora un'organizzazione pericolosa. Ma niente a confronto di che cosa è la 'Ndrangheta calabrese e la Camorra casertana. La mafia riceve il favore dei politici? Senza dubbio. Solo che anche qui bisogna stare attenti. Nel senso che la mafia preferisce avere rapporti con politici locali, quelli sono uomini loro. I politici nazionali devono essere messi sotto pressione come farebbe una grande azienda, come potrebbe fare BMW o Nike o Adidas con un politico. Cioè, gli fa pressione come grande gruppo imprenditoriale, non che lo minaccia con la pistola o gli passa i soldi sotto banco. Oggi è molto cambiato. Le mafie oggi sono grandi gruppi imprenditoriali che orientano la politica come fanno i grandi gruppi imprenditoriali legali. Poi il politico locale, il sindaco, l'assessore, il consigliere, il presidente di regione, quello viene determinato. Noi siamo in un paese, per intenderci, dove il sottosegretario allo sviluppo, con deleghe importantissime, che si chiama Nicola Cosentino, viene considerato da diversi pentiti un uomo di Camorra. La magistratura ha chiesto il suo arresto, il Parlamento si è rifiutato di arrestarlo. La maggioranza voleva candidarlo a presidente della regione Campania. A un certo punto si sono resi conto che non era presentabile e quindi la stessa maggioranza non lo ha più candidato, ma ha continuato a rimanere sottosegretario. Sa che è stato difeso anche del primo ministro? Sì, perché? Perché lì c'è la lotta al gioco dei pentiti. In Italia si crede che il pentito possa accusare, il pentito non accusa nessuno, ma figuriamoci, è un criminale. Il pentito è un criminale che ha deciso di collaborare con lo Stato. Il pentito deve dare elementi, è la magistratura che accusa. Quando si dice quel pentito ha accusato, si sta facendo un errore, perché quel pentito non ha autorità e autorevolezza per accusare. Cosa fa? Il pentito porta l'informazione. Esatto, ma è la magistratura che la valuta. Quindi bisogna dire, no, è la magistratura che... Non bisogna parlare del pentito. Perché si parla del pentito? Perché sull'opinione pubblica è molto facile dire un assassino ha accusato un politico, vogliamo credere all'assassino? Allora l'opinione pubblica tutta dice no, non si può credere a un assassino. Ma attenzione, l'assassino ha tradito, quindi l'assassino deve dare un'informazione. La polizia, la magistratura verifica e la usa, quindi usa l'informazione di un criminale per arrestare un criminale. In Italia l'informazione è caduta nella trappola di dire... Pentito accusa, ma che accusa? E questo è importante perché in realtà il gioco delle mafie è proprio questo. Quando i mafiosi vogliono difendersi da un pentito e dicono ma è un tossicodipendente, ma ha ucciso un bambino, ma che c'entra? Si sa benissimo. Infatti non è lui che accusa, è lui che proprio perché è un essere immondo, proprio perché è un essere, diciamo che per non farsi la galera tradisce,
quelle informazioni lo Stato le usa, le verifica e parte l'accusa. No próximo bloco, você acompanha mais da entrevista com Roberto Saviano no Milênio. Non c'è meritocrazia. Tutto il mondo ha visto Napoli sotto le montagne di immondizia. È vero che la spazzatura rende più della droga? Ricordo un interrogatorio che fu fatto dal PM Franco Roberti a un camorrista dell'area nord di Napoli. Questo PM chiedeva, avete molto denaro, diteci le forniture di coca e di eroina. E questo detenuto che si chiama Petrella diceva, noi non ne abbiamo. Diteci le forniture di coca e di eroina. Diceva, noi non ne abbiamo. E allora questi soldi? Ma questi soldi li abbiamo fatti con i rifiuti. Stiamo parlando inizio anni 90. E il magistrato dice, rifiuti? E dice, sì, la monnezza è oro. La spazzatura è oro. Infatti nacque l'inchiesta Remida. Mm-hmm. Il re che toccando faceva diventare tutto oro. E si sa qual è l'importo che loro movimentano? Allora, loro, i clan, per esempio il clan dei Casalesi, ha fatturato in un'unica operazione commerciale circa lo smaltimento dei rifiuti tossici, 800 milioni di euro. Una sola inchiesta ha dimostrato che hanno fatto affari per 800 milioni di euro smaltendo i rifiuti tossici del nord Italia nel sud Italia. E stiamo parlando di, ripeto, un'unica operazione. Queste operazioni sono centinaia, quindi immaginiamo la mole di denaro. E questa mole di denaro giustifica anche il fatto che loro avvelenano la loro stessa terra. Funziona così. Un'azienda del nord Italia e del nord Europa produce diversi rifiuti tossici. I rifiuti tossici, lo smaltimento, è molto costoso. Allora arriva l'azienda di mafia, che non si presenta come azienda di mafia, ma come un'azienda con tutto in regola, e dice, noi ti diamo il certificato ufficiale che tu hai smaltito con un'azienda in regola il tuo rifiuto. E ti facciamo smaltire quel rifiuto a un costo irrisorio. Allora tutte le aziende vanno da loro. Loro, attraverso la corruzione di alcuni funzionari, fanno risultare che quei rifiuti li hanno veramente smaltiti legalmente, invece li hanno buttati nel fiume o li hanno messi sottoterra. O anche in un treno, dentro un treno. O dentro un treno. O dentro una nave l'hanno fatta affondare. E così la gente muore di cancro. Perché i napoletani non si sono ribellati contro la camorra? Non si sentivano umiliati di vedere tante spazzature per le strade di Napoli? Perché il popolo napoletano è abituato a subire e a trovare una soluzione individuale. Cioè, c'è la spazzatura davanti casa, cerchi di pagare il consigliere comunale o il boss per farti spostare di casa. Ma mai una soluzione collettiva. E poi c'è da dire un altro fatto. I cittadini si ribellano allo Stato, ma mai alla camorra. Le manifestazioni che si facevano contro lo Stato. No, non aprite la discarica. Perché? Perché non aprire una discarica? Se io apro una discarica in Francia, lo Stato mi garantisce che in quella discarica ci arriveranno una serie di prodotti, una serie di rifiuti. Perché a Napoli non vogliono che si aprano le discariche? Perché a Napoli si dice, se si apre la discarica, la camorra cosa ci butta dentro? Allora io mi ribello con lo Stato, perché con lo Stato mi posso ribellare. Perché lo Stato che fa, o mi arresto o mi manganella, la camorra mi picca, mi ammazza. Allora per paura? Per paura. Non solo, ma anche perché non c'è garanzia. Lo Stato dice, apriremo l'inceneritore. Ma la gente ha paura, dice, in quell'inceneritore tu dici che verrà messo quel tipo di rifiuto, ma la camorra cosa ci mette dentro? Nella discarica di Pianura, che era una discarica di cui si è molto parlato, perché a Napoli ci sono stati molti presidi contro questa discarica, sono stati trovati uno scheletro di balena, innocuo perché non era un rifiuto pericoloso, però uno scheletro di balena, perché una balena si era arenata in Liguria, nel nord Italia, e l'avevano smaltita a Napoli. Interi camion sotterrati con rifiuti tossici dentro. Perché Napoli si è riempita di rifiuti? Perché? Perché non Roma?
Perché le persone non hanno capito. E funziona così. Perché non Reggio Calabria, perché non Palermo, semplice, perché semplice. Non... Le discariche napoletane, gestite dalla Camorra, si riempivano non solo dei rifiuti campani, ma dei rifiuti di tutta Italia. Allora i magistrati chiudevano la discarica, perché erano discariche pericolose, e la spazzatura non si sapeva dove metterla. Cos'è successo con il nuovo governo? Il governo ha reso le discariche territorio militare, quindi la magistratura non le può più chiudere. Le questo stanno, nuovo governo, questo nuovo governo Berlusconi, certo, che è andato lì e ha tolto la spazzatura dalle strade. Ha iniziato ad aprire inceneritori, ma soprattutto ha reso le discariche territorio militare, cioè non possono essere chiuse dai magistrati. Quindi riempiono, 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 riempiono. Il grande successo della Napoli pulita non è nient'altro che un gioco delle tre carte. Però certo, bisogna dargli atto che di fronte a un'emergenza del genere tutto è possibile, cioè tutto è lecito, voglio dire, hanno fatto bene a fare quello che hanno fatto. Forse per questo che la popolazione in questo momento appoggia, no? Sì, in questo senso. Sì, sì. Il grande ricatto dei politici campani locali a Berlusconi è questo. Tu trattaci male e noi ti facciamo tornare la spazzatura per le strade. La violenza e la ignoranza alimentano la delinquenza in tutte le parti del mondo, no? Nel film uno dei giovani protagonisti esclama così con entusiasmo che arriverà fino a 30 anni, ma è così, sono così basse le aspettative? Più che le aspettative, la vita vera te la devi giocare tutto e subito. Pensare di campare fino a 50-60 anni viene visto quasi come una cosa da sfigato, da... No, non è quello che uno vuole. Donne, denaro, possibilità di mettere paura alle persone e poi morte. Perché la morte non è una cosa che mette paura, la morte è la cosa che ti fa sentire diverso dall'altro. Io vengo da un territorio dove la morte non è vista come un rischio del mestiere, ma una parte importante del mestiere. Proprio perché muoio, io mi sento diverso, io mi sento più figo, mi sento più capace. Proprio perché tu hai paura di morire, io no, c'è differenza tra me e te. Le mafie non vogliono assolutamente, cioè il mafioso mica vuole sopravvivere. Questo è un errore. Il mafioso sa che c'è carcere e morte, lo sa benissimo e lo mette in conto. Saviano, secondo te la mafia o le mafie possono essere sconfitte come? Possono essere sconfitte senza dubbio. Bisognerebbe cambiare le regole economiche. Fin quando in un appalto, in una gara d'appalto, vincerà l'azienda che riesce a fare quel lavoro nel minor tempo possibile e al minor costo possibile, le mafie vinceranno sempre. E poi bisogna legalizzare le droghe. Non è una questione morale, io mi rendo conto che c'è un problema morale sulla legalizzazione delle droghe, ma intanto è l'unico modo. O legalizzi le droghe o le mafie avranno in quel settore liquidità, liquidità, liquidità e quindi possibilità di investire sul mercato legale. Tu conosci le favelle, come immagini una favela brasiliana? L'ho vista, ho letto i reportage, ho visto i film. Nel mio immaginario non è tanto differente da... anche se in forma molto più grande, da un quartiere del sud Italia, come quartieri spagnoli oppure a Scampia. Quello che mi ha sempre colpito dello sguardo sul Brasile è che il mondo guarda la criminalità brasiliana come se fosse una criminalità di strada, non lo è per niente. La criminalità brasiliana oggi è una criminalità che si fonda tutto sul narcotraffico, anche di altissimo livello, sono moltissimi, moltissime le inchieste dell'antimafia italiana che dimostrano che tonnellate di cocaina partono dai porti brasiliani. Rio è sempre stato un posto, diciamo, dove la Camorra, Cosa Nostra e l'Andrangheta hanno avuto basi, perché il Brasile è un come se fosse una specie di territorio franco dove si decidono i prezzi della coca. Cioè in Messico, in Colombia, che sono i veri territori della produzione di cocaina, il prezzo della cocaina viene deciso in Brasile, perché in Brasile ci sono i nigeriani, i camorristi, i ndranghetisti, quelli dell'ETA, i marocchini, i russi, e si decide lì il prezzo. In che modo si decide il prezzo? Semplice.
Quante tonnellate di cocaina devono andare in Russia? 50. Allora il prezzo si abbassa. Quante ne deve arrivare? Quante ne arrivano? 10. Allora il prezzo si alza. Il Brasile è fondamentale. Poi, certo che fa più specie il bambino che fa l'esecuzione, è anche più facile raccontare che ne so, la storia dei semafori, non ti devi fermare ai semafori se no ti aggrediscono, ma quello è troppo facile raccontare quella storia lì. Del Brasile la criminalità vera, la criminalità del narcotraffico, del riciclaggio e soprattutto di come la criminalità mafiosa utilizza i livelli bassi della criminalità per costruire un impero. E questa storia ti piacerebbe raccontare? Sì, moltissimo. Io penso che, anzi, le racconterò, perché il Brasile insieme al Messico sono i due paesi sudamericani con l'ascesa criminale maggiore. La Colombia, per intenderci, è già il passato del Sud America. Cosa pensi di fare della tua vita, Saviano? Userai la scorta per sempre? Cambierai definitivamente paese? Non lo so, davvero non so. Non me lo chiedo neanche. Io vivo quasi mese per mese, giorno per giorno e a volte non ne posso più, a volte ho più forze. Soffri, piange? A volte sì. A volte soffro perché non ne posso più. Non ne posso più anche degli occhi addosso del paese, della cattiveria. L'Italia sembra un paese gentile, non lo è per niente. Lo è solo agli occhi dei turisti. Come tutti i paesi senza diritti veri, è un paese cattivo. Quando esiste un paese dove non ci sono diritti veri, sicuri, dove non c'è meritocrazia, il tuo nemico non ti diventa il politico o il criminale che ti impedisce di avere un diritto o ti impedisce la meritocrazia. Il tuo nemico ti diventa la persona a fianco, la persona che magari ha un appartamento un po' più bello del tuo, una moglie un po' più bella della tua, o che pensi sia semplicemente più bella della tua. Quello ti diventa il tuo nemico. Qui sei tutti nemici di tutti. Questa cosa mi fa molto soffrire, perché nella mia condizione non mi sento dalle persone che ho vicino. Non mi sento fino in fondo, capito? Anzi, addirittura mi sento a volte invidiato, che mi sembra incredibile. Ti penti di qualcosa? Allora, devo essere sincero e devo rispondere che mi sono pentito tante volte di aver scritto questo libro, è la verità. Rispondo, riscriverei il libro. Rispondo, difendo il mio libro, però non mi è più simpatico, perché mi ha distrutto la vita. Ti ringrazio molto. Grazie a te. Se você quiser saber detalhes sobre os bastidores desta entrevista, entre no blog do Milênio, no site da Globo News. Vai, vai.